Padre Pio confessore. Padre Pio confessore, a volte severo, qualcuno l'ha definito impropriamente burbero, perché cacciava le persone dal confessionale in malo modo e ad alta voce. Vabbè, tutta pubblicistica che poi già ieri con le parole e la testimonianza, meglio più che le parole di Fra Eusebio Notte, abbiamo capito che quello era un metodo pedagogico ispirato da Dio. Ma quando a Padre Pio gli si faceva notare queste cose, come Padre Pio rispondeva? E come Padre Pio pensava del suo ministero, in questo caso specificatamente del ministero della riconciliazione, del ministero del perdono e quindi del suo confessare? Dobbiamo far parlare lui, certamente, e l'epistolario è ricchissimo di sue riflessioni. Il tutto, diceva Padre Pio, si compendia in questo, cioè si sintetizza: sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente e stampato nel cuore. Mai lo perdo di vista. Mi tocca ammirare la sua bellezza, i suoi sorrisi ed i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio, i rigori della sua giustizia. Credetemi pure, padre, che delle sfuriate che alle volte ho fatto sono causate proprio da questa dura prigionia. Cioè, Padre Pio ci sta dicendo che se lui delle volte ha fatto queste sfuriate contro i devoti, è il frutto di questa prigionia, di questa intimità forte, unica con Dio. Quindi quella sfuriata è ispirata da Dio, che usa anche questi atteggiamenti pur di salvare un'anima. E Padre Pio poi continua: com'è possibile vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi i patimenti? Ecco, qui sta dicendo quello che lui prova quando vede un peccatore che non si pente. Vedere Dio che è sul punto di scagliare i suoi fulmini e per pararli altro rimedio non vi è, se non alzando una mano a trattenere il suo braccio e l'altra a rivolgerla concitata al proprio fratello, per un duplice motivo: che gettino via il male e che si scostino e presto da quel luogo dove sono, perché la mano del giudice è per scaricarsi su di esso. Bella questa immagine di Padre Pio, che con una mano ferma la mano di Dio e con l'altra mano indica al peccatore di pentirsi e di convertirsi, che poi è un'immagine che possiamo applicare a tutti i presbiteri, a tutti i confessori, ma in senso lato anche a tutti gli intercessori, tutti quelli che pregano, che quindi fermano questa mano di Dio e che aiutano l'uomo a convertirsi. Credete pure però, dice Padre Pio, e questo è bellissimo, che in questo momento, cioè nel momento in cui lui vive questa esperienza e poi si sfuria, fa delle sfuriate contro il penitente, dice Padre Pio: credete pure però che in questo momento il mio interno non resta punto scosso e menomamente alterato, cioè resta il mio interno è sereno, è tranquillo. Non sento altro se non di avere e di volere quello che vuole Dio, ed in Lui mi sento sempre riposato, almeno con l'interno sempre, con l'esterno qualche volta un po' scomodo. Che belle parole su cui dobbiamo tutti riflettere. Ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.